Il cappellino. Salve ragazzi, ben ritrovati a questo nuovo episodio speciale di The Talking Geek. Innanzitutto, piccolo ringraziamento, vorrei ringraziare Filippo, Alice e Federica che mi hanno regalato questo stupendo cappellino ispirato al terzo episodio di The Talking Geek su Assassin's Creed 3. Grazie ragazzi, e è parte di me ora il cappello, ormai è parte di me. Quindi, c'è qua con me il buon Jacopo, che è messo un po' malino per via del tempo bizzarro di questi giorni. E con noi un nuovo venuto, Michele Gonnella, piacere a tutti, che ci ha portato l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è il mondo dei videogiochi indipendenti. Cosa ci ha portato Michele? La voce è Sweet Dreams della Independent Games, sviluppato da il Fed, il capo sviluppatore mio amico, e da mia amica HK, che è la level designer. È fondamentalmente un videogioco horror, quanto si vede, dove abbiamo i demoni devono tormentare il povero Patrick, fondamentalmente, il protagonista. Trama molto sommaria, ovviamente la vediamo molto nel dettaglio dopo. Qui abbiamo un branco di volantini, la maglietta, ci hanno corrotto con i gadget, adesivi, spillette, cioè di tutto. Ci hanno mandato, ci hanno chiesto di fare una presentazione del loro prodotto, noi gliela facciamo molto volentieri. E per questo abbiamo anche qua appunto il nostro Michele, che è il portavoce, diciamo, di questo gruppo di sviluppatori, la Independent Games di Milano. Come? Porta demo, soprattutto. E porta demo, perché giustamente l'ha portata lui. Bene ragazzi, io comunque questo episodio ci tengo particolarmente perché si sta parlando del mondo dei videogiochi indipendenti, un mondo in continua fase di sviluppo che deve, secondo il mio parere, prendere molto più piede e arrivare ai livelli delle software house e di visibilità delle software house ben più conosciute. Quindi ragazzi, bando alle ciance e guardiamoci subito una video recensione di gameplay di questa demo. Quindi recensire potremo recensire poco perché si tratta di una demo, comunque chiamiamola video anteprima di Sweet Dreams. Via col video! Eccoci qui sul menu principale di Sweet Dreams della Independent Games e io farei una pregunta, un approfondimento particolare su chi sono la ING, come si fanno a chiamare loro, ovvero la Independent Games. Sono una software amatoriale nata nel luglio del 2012 dalla passione per i videogiochi del suo fondatore. Il loro periodo maggiore di sviluppo si ha nel 2013 a gennaio, quando nel loro team entrano diverse persone, programmatori, grafici, insomma chi per loro, e iniziano a lavorare su un progetto chiamato Project Nightmare, ovvero Sweet Dreams, quello che stiamo vedendo proprio adesso. Ma adesso basta con le ciance, Jacopo parlaci un attimino della trama, vediamo sì. Un po' di cosa parla. Allora, Sweet Dreams narra la storia di un giovane ragazzo di nome Patrick, grande appassionato di videogiochi, che si ritrova a dover avere a che fare con tre demonietti che si manifestano nei suoi sogni tramutandoli in incubi. Michele, sai qualche dettaglio in più? Molto di più non c'è da dire perché il progetto è ancora in fase di elaborazione. Quello che c'è da vedere oltre a questa demo è visibile sulle varie pagine Facebook, YouTube e compagnia del gruppo di sviluppatori, che hanno messo qualche artwork, qualche video e anche qualche trollata, diciamo. Allora, alcune mettiamo start e vediamo un po' com'è questa demo, dai. Via. Il sonno della regione genera mostri. Infatti, bellissimo. Sì, tanti gufi e un gatto che sembra Grand Piquet. Sì. Ma poi mi spiego perché vo' di fuori io. Perché 10 anni un pezzo. Deep and Dan Games, bel logo. Ma lo sai che le grafiche, le colonne sonore, tutto è autoprodotto, non hanno bisogno di niente. Giustamente. Mi ricorda molto Max Payne. Qua, è lui del giorno. Si è fatto 10 comunque per vedere mostri Max Payne. A parte non è che fosse sano già di per sé. Vediamo qui tante action figure ispirate. Sogni d'oro tesoro, vai nel culo mamma, ma direi, perché se la situazione si deve evolvere in questa qua. Click! Eccoci, Sweet, Acid e Big, i tre demoni protagonisti di questo gioco. Sei sicuro di voler dormire? Ecco qui c'è Pippi Barzotto. Dalla faccia. Dalla faccia è contento. Super Mario non è possibile. Te
pregiosa la colonna sonora, mi piace. Mi ricorda Akira Yamaoka. Faccio finta di sapere chi è. Come Silent Hill, Michele. Ah, eccoci. Oh, ecco che comincia. Bellino il comparto grafico. Molto cartunoso. Infatti. Eccoci. Io, Blob, il fluido che uccide. Cosa dobbiamo fare in questa demo? Botte. Botte da Orbi al Blob. Col tasto del mouse sinistro spacchiamo di botte il Blob e con i tasti direzionali schiviamo le tentacolate. Ora, sta giocando Michele che ovviamente ha già provato la demo e sa come cavarsela. Io volevo fare il ganzo che vince alla prima. Se no bisogna dire che la demo in sé per sé comunque è difficile, E dopo le tastierate giuppennate nell'occhio. Giuppennate nell'occhio che bene non fanno. No, te in casa, Olè. Buttaci un occhio. I movimenti sono un po' macchinosi del personaggio, ma comunque c'è da dire che sono giustificati per il fatto che questa demo è una demo, cioè è sempre in fase di sviluppo. Ecco, prende qualcuno appennato nell'occhio, mi manca, devo dire. No. Oh, che vabbè, non t'ha preso. Sai che c'è l'energia in alto a sinistra? Che è composta dalla sanità mentale. È il tempo che non si sa bene cosa sia. Penso che si faccia riferimento allo sveglio. Allora, sei morto? No, è finita. È finita la demo? Ah. Ecco, già. Qui li vediamo tutti. Il Fed, CEO e Founder. Valerio Turrini, Game Director, Daniele Casadei, Press Officer e Marketing, Castallone, Level Designer, Marco Cutrufo. Cutrufo, scusami Marco Cutrufo ma non ci vedo bene. 2D Artist, Domenico Di Caro, 3D Artist, Irene Curelli, 3D Artist, Silvio Fudo Gratani, 3D Artist, Daniele Biggiogero, scusami Daniele ma non ho gli occhiali, dovrei far leggere a qualcun altro, Graphic Designer, Webmaster, Ivan De Rossi, Advertising Designer, Francesco Ruger Fredda, Composer, e qui io vorrei farti un applauso Francesco perché è veramente carina la colonna sonora, mi ricorda molto Silent Hill, l'apprezzo particolarmente, Andrea Ferritto, Coder, e Marco De Toni, Coder, insomma è un team abbastanza ristretto che comunque ha fatto un lavoro abbastanza in 10 giorni, cioè in 10 giorni si è dato da fare, ha fatto un bel lavoro. Solo la colonna mi sarebbe piaciuto che la demo fosse durata di più perché effettivamente uno se ci sa giocare dura veramente poco, ma comunque cioè bravi, veramente con bravi. La prima impressione, la prima impressione è positiva, è positiva, c'è ovviamente qualche bug, cioè, ma non sto nemmeno a dirle queste cose perché è una demo, è un prodotto che non corrisponde al prodotto finale, quindi non possiamo pretendere grandi cose. Tutto sommato ragazzi comunque avete fatto un bel lavoro, lascia ben sperare. Io vi farei vedere comunque i volantini che ci hanno mandato perché sono veramente ben fatti, ci hanno mandato le spillette, gadget, magliette e quant'altro. Sì, corrotti fino ai coglioni. Corrotti fino alla morte, ma io ragazzi se vi interessa questo progetto alla fine del video vi lascio tutti i link relativi per poterlo seguire e anche per credo comunque comprare qualche merchandise per supportare questo team di sviluppo che promette veramente bene. Tanto come se hai pagato 60 euro per i test Assassin's Creed. Sì, guarda, io i soldi li do molto volentieri alle case di sviluppo indipendenti piuttosto che spendere 60 euro in ciofeche. E vanno sostenuti. Quindi ragazzi, bravi. Nightmares are coming in 2013 on PC, Mac and mobile. Mi ero scordato di dire che anche su telefoni. Bravi ragazzi. Bene ragazzi, questo era Sweet Dreamons, una demo relativamente corta, con sicuramente qualche bug a livello grafico, ma c'è da dire che comunque questa demo è stata sviluppata in soli 10 giorni, quindi tanto di cappello agli sviluppatori che hanno fatto, a mio parere, un buon lavoro comunque. Sono curioso di vedere come sarà il prodotto finito. Nel frattempo ragazzi io vi posso rimandare a questi link che sono stati messi dietro questo volantino. Ovviamente ora non ci state a vedere niente, cioè non capirete cosa c'è scritto. Io sotto il video vi metterò tutti i link riportati all'interno di questo volantino, che ci sono il sito web della Independent Games, i contatti personali della Independent Games, se volete mandargli qualche consiglio, suggerimento, querela, non lo so, qualcosa. Il blog di sviluppo del progetto, che questo vi consiglio di seguire perché riporta giorno per giorno i progressi del progetto, e i link di Facebook, Twitter e YouTube. Ora non ve li sto a dire, come vi ho detto precedentemente, passo per passo, ve li metterò
su video o su la descrizione di questo video. Bene ragazzi, come detto, questa è la Sweet Dreams. Te comunque non mi convinci, perché c'hai... non hai detto un cazzo per tutto il video. Continuate a seguirci comunque sulla nostra pagina ufficiale di Facebook. Chiamiamo l'esorcista. Belzebù ti invoco! Sì, è chiaro, l'ho ripreso, eh! Belzebù ti invoco! Allora lo voglio.